la tienne, mon vieux. Mi sto stufando di questo posto. Gli obiettivi sono davanti a me da giorni, ma le mie armi non sono ancora arrivate. Mi toccherà agire Ed, stanotte. Eccoci qui. Senza. Adesso apriamo questa porta, usciamo dalle scale e facciamo il giro dal retro. Bene. Non c'è nessuna guardia qui di controllo. Troviamo un angolo appartato qui proprio. Sì. Ci fermiamo e vediamo i dettagli della missione. Abbiamo bisogno di te a Rotterdam, a 47. L'obiettivo principale è Rutger van Loofen, a capo di un gruppo di criminali internazionali che stanno mettendo all'asta alcune fotografie che il nostro cliente preferirebbe non diventassero pubbliche. Il gruppo opera mediante una banda di motociclisti, di cui van Loofen è presidente. Il nostro cliente ha già mandato un uomo, un agente privato di nome Klaas Teller, ma questo ha fallito o si è venduto. In ogni caso, rappresenta un pericolo. Fallo fuori. Van Loofen si è accordato per un appuntamento con un giornalista per alcune foto. Questa potrebbe essere la tua copertura. Prendi le foto, elimina gli obiettivi. Ok, dopo aver visto i dettagli di questo briefing operativo, diciamo, ci apprestiamo ad strangolare il giornalista e prendere la sua identità. Procediamo con cautela. Ecco qui. Bene, bene. Ok, adesso assumiamo la sua identità dopo aver preso la busta con il denaro e gettiamo le armi perché ci controlleranno, ci perquisiranno per vedere se abbiamo armi addosso e non possiamo correre il rischio di essere scoperti. Ok, dai coglione, vieni, sono qui. Che brutta faccia. Ok, adesso non trovano nessun'arma. Ecco qui, possiamo proseguire. Ok, ci dirigiamo verso il bar per andare a parlare con appunto il barista. Cerchiamo sempre cercando di non farci scoprire perché sennò le cose finiscono davvero male. Ok. Cazzo stai facendo? Dai. Credo si sia buggato il gioco. No. Ah, ecco qua. Il capo mi sta aspettando. Vieni qui. Ok. Passiamo da questa porta al lato sinistro. Con cautela perché non vogliamo farci scoprire. Anzi no, facciamo così. Aspettiamo che esca lui e venga qui da noi. Ok, sempre con cautela, procediamo, cercando di ridurre al minimo il sospetto. Ok, le guardie si stanno, diciamo, spostando. Cacchio, una nuova perquisizione. Meno male che non ho preso nessun'arma da nessuno. Che... Bene. Ok, possiamo proseguire. Giustamente non abbiamo nessun'arma, quindi... Ok, adesso... Beh, credo proprio che strangolerò van Loofen. Sì, non voglio usare armi, quindi credo che lo strangolerò. Intanto andiamo nel suo ufficio e cerchiamo di ammazzarlo stesso lì davanti alla cassaforte, così da poter recuperare le foto e filarcela via in poco tempo.
Ok. Bene, vediamo se c'è qualche guardia, qualcuno che controlla. No. Bene, bene, eccolo qua. Veniamo al sodo. Fammi vedere i soldi. Sono lì, contali. Contarli. Se non sono tutti qui, ti Sì, troveremo e vabbè, ti incasseremo il spacco con la resto testa con del gli cazzo. interessi. Mafioso di merda. Adesso ti faccio fare una bella fine. E tuoi là. Bene. Ecco qua, questa è la fine che fanno i pezzi di merda come te. Prendiamo il Koji per la combinazione, anche la Desert Eagle dorata, le foto, e ce la fighiamo via. Senza farci scoprire, naturalmente, ci provo. Vediamo se alla fin fine ci riesco o non lo so. Ok, fin qui nessun problema. Adesso scendiamo al piano interrato per andare ad uccidere la gente, ma prima di andare ad uccidere la gente dobbiamo far saltare la corrente in modo che possiamo camminare liberamente presso questo piano interrato senza farci scoprire. Ok, raccogliamo anche queste armi, anche le Magnum 500. Adesso invece cambiamo identità, andiamo di fronte dopo e andiamo a prendere i vestiti. Ah sì, questo è il nostro agente che stanno torturando. Andiamo a prendere i vestiti di un motociclista morto per assumere la sua identità. Ma solo dopo che questo coglione si è torto dalle palle. Ok, direi che possiamo proseguire. Ecco qua, va bene. Ok, ci apprestiamo ad andare a prendere dei vestiti, in questo caso da questa stanza. Ne prendiamo questo, ma sì, che ce ne frega, basta che è un motociclista. Ok, adesso possiamo uscire e facciamo saltare la corrente in modo che possiamo circolare liberamente, arrivare nella stanza e quando loro riattaccano la corrente farò morire folgorato il nostro agente, diciamo. Ecco qui, ci apprestiamo ad andare verso questa stanza. Facciamo saltare la corrente. Ne usciamo di nuovo. E bene. Non c'è nessuno. Corriamo, corriamo di fretta. Cerchiamo di arrivare nella stanza. No, ho sbagliato stanza. Questa è la stanza del poligono. Il nostro agente dovrebbe trovarsi esattamente qui. Speriamo che non mi scopra. Ok, chiudo la porta. E adesso dovrebbero riattivare la corrente, credo a breve. E non appena la riattivano, accendo do corrente e faccio morire folgorato questo. Ragazzi, tra l'altro sto prendendo in considerazione di aggiungere qualche altro gioco sul mio canale, anche se non sono abbastanza organizzato a causa della connessione che ultimamente mi sta dando tantissimi problemi perché purtroppo c'è stato un problema nell'impianto, cabine e cose varie e quindi la FastWeb mi ha cercato vuole 500 euro che momentaneamente su due piedi non ho, quindi mi sto collegando un po' con una internet key e purtroppo sono limitato a 10 giga al mese, quindi cercherò di caricare quanto più posso proprio per i miei iscritti e per voi. Adesso cerchiamo di non farci scoprire, non parliamo troppo perché sennò mi distraggo e non riesco a giocare bene, sperando che non mi scoprano. Brutti figli di puttana. Ok, abbiamo quasi concluso la missione. Dobbiamo solo trovare un punto di fuga e saliamo le scale. Andiamo al piano superiore e proseguiamo da quest'altra parte. Ok, prendiamo queste altre scale che ci riporteranno al piano terra. Speriamo che non mi scopre. Cazzo, no, non mi ha scoperto. Bene. Ok, adesso passiamo da questa porta
e da quest'altra che ci riconducerà alla prima facciata. Ok, ragazzi, la missione è finita, alla prossima.